Ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Sono a Talavello per la mia prima volta a fare dei test con Andreani e questa è la prima discesa che faccio qua, non c'ero mai stato, e vi racconto un po' come si fa a scendere decentemente su una nuova pista per la prima volta. Allora, innanzitutto una cosa importantissima, forse la prima, è avere lo sguardo abbastanza avanti. Ovviamente non si scenderà al 100% delle proprie possibilità, però con uno sguardo avanti, magari di un paio di metri in più di come facciamo solitamente, ci aiuta a capire dove il sentiero va e soprattutto se c'è qualcosa di strano a cui dobbiamo prestare particolare attenzione. Come avete visto, c'era una curva molto tortuosa, un destra sinistra, ma io, avendo già lo sguardo avanti, avevo visto che c'era un cambio di pendenza e mi sono preparato a dovere, nel senso che ho frenato un po' di più e mi sono preparato. Anche qui, sguardo avanti, c'era un cambio di pendenza alto e ho guardato avanti cosa c'era dopo. Qui non si può fare tantissimo, ovviamente, però lo sguardo avanti aiuta anche a vedere un po' di traiettorie. Lì c'era un salto, come avete visto, io avevo lo sguardo avanti e ho guardato come era fatto l'atterraggio per quanto potessi, e ho visto che il salto era delle mie corde, e allora ho tirato un po' su e l'ho chiuso facilmente. Qua sul tecnico stessa cosa, sguardo un po' avanti e scegliamo la linea più rotonda e più pulita che vediamo. Stessa identica cosa, che ci crediate o no, ho guardato avanti, ho visto che l'atterraggio era pulito, fattibile, non troppo grosso, ho lasciato i freni negli ultimi metri e l'ho tirata un po' su. Ovviamente quando si girerà un po' più forte, quel salto non bisogna neanche tirare su perché la velocità sarà maggiore, però come primo giro va bene così. Sguardo avanti, pezzo molto tecnico. Lo sguardo avanti ci aiuta anche a capire se il percorso va prevalentemente a destra o a sinistra. Ok, qua siamo a un bivio, direi di andare per DH Hard e niente, continuiamo. Pezzo ripido, controllo con la velocità un pochettino e poi peso indietro e lascio scorrere. Ovviamente questa è una discesa molto difficile, molto tecnica, tra l'altro ci sono parecchie linee, quindi non so se sto facendo veramente il sentiero che poi farò dopo, però comunque so che anche se è molto tecnica è nelle mie corde, quindi parto dal fatto che non c'è niente che non sia nelle mie corde. Ok. Qualche fan nel percorso. Pensate, hanno saltato scuola per venirmi a vedere. Non mi era mai successo. Comunque, cosa principale? Guardare avanti. Prima di un salto o di un pezzo un po' tecnico, restare in posizione neutrale e cercare di guardare con gli occhi cosa c'è dietro. Se, ragionando, questo rientra nelle nostre corde, allora non dobbiamo fare altro che stare tranquilli e tirarla su, mantenendo una posizione comunque neutra. Spero che questo video vi possa essere stato d'aiuto. Se è così, mettete un like, iscrivetevi al canale e condividetelo. Ci vediamo in un prossimo video.